Allora ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Captain Tsubasa Dream Team. Allora, anticipo subito, questo sarà sia il classico video di introduzione ai nuovi giocatori che sono usciti, combattente guerrieri in blu, estrazione nazionale di calcio Giappone, terza parte, ma anche un video estrazione, perché farò le estrazioni su questo banner, in quanto chiaramente ci sono dei giocatori verdi che non ci possiamo lasciare sfuggire. Ma andiamo con ordine, analizziamo prima dalla notifica e poi dal database tutti i nuovi 5 giocatori che sono usciti oggi. Dunque, eclissiamo un attimo la camera, ritorneremo con la camera per le estrazioni, adesso lasciamo spazio alle statistiche. Allora, cominciamo subito. Lasciamo multimedia. Ci può dare fastidio. Ok, allora, i nuovi giocatori con indosso l'uniforme del 1997. Banner a 6 step, ragazzi. Inutile stare a spiegare il procedimento. Chiaramente al quarto c'è un SSR garantito, al sesto l'SSR garantito è attentamente selezionato, cioè uno dei 5 nuovi samurai. Allora, i giocatori sono i seguenti: Taro Misaki, di tipo resistenza, centrocampista avanzato, abilità di squadra, giocatori giapponesi di tipo resistenza, tutti i parametri più 17%. Abilità passiva, la super riserva, ovvero se è utilizzato come sostituto, cioè entra tipo a partire dal secondo tempo, prende un bonus ai parametri del 30%. Le tecniche speciali sono l'ultimo tenace passaggio di grado S, che è un passaggio, una tecnica nuova, consuma 2,20 di stamina e 4,55 l'impeto massimo. Le tecniche secondarie sono di grado A e sono il tiro balenante di raggio di grado A e il dribbling superbo di grado A. Col tiro balenante con l'AlA80 arriva a 375 di potenza, quindi attenzione. Andiamo avanti, c'è Ken Wakashimatsu o Ed Warner, chiaramente, che è il portiere di tipo resistenza, come abilità di squadra alla super solidarietà di squadra, almeno 8 giocatori giapponesi di tipo resistenza presenti in squadra, tutti i parametri più 15%. Le tecniche speciali sono colpo difensivo tra la vita e la morte, impeto massimo di 510 per questo pugno addirittura, e consumo stamina 280. Blocco solido di grado A è la tecnica speciale secondaria, è una parata, e il super pugno di grado A è l'altra tecnica speciale secondaria. Per quanto riguarda le statistiche, ovviamente poi andiamo nei database per tutti i giocatori. Per quanto riguarda invece l'abilità passiva, è il full power gadget, cioè se effettui un salvataggio con successo si guadagna il 25% sulla barra del power shot. Andiamo avanti, arriviamo a quelli che ci interessano a noi, a me, vabbè, comunque. Shingo Aoi di tipo tecnico, attaccante, centrocampista avanzato. Anche lui ha l'abilità di squadra che è la super solidarietà di tipo tecnico. Giocatori, se sono presenti 8 o più giocatori di tipo tecnico giapponesi, tutti i parametri di tutti i giocatori di squadra più 15%. Attenzione all'abilità passiva, è legame nazionale Giappone, più sono i giocatori giapponesi in campo, maggiore è il bonus ai parametri, massimo 15%. Le tecniche speciali principali di grado S è il tiro convinto del tornado ad angolo retto, della quale abbiamo visto l'animazione nel video, è veramente molto bella. 4,75 di impeto massimo, 4,35 il consumo di stamina. Tecnica speciale secondaria di grado S ce n'è una, che è la finta del turbinio ad angolo retto, 2,65 per un impeto massimo di 4,55. La tecnica speciale secondaria di grado A invece è il passaggio del prestigiatore, questa è una tecnica che già c'era, mentre le altre due sono nuove. E poi abbiamo i due latenti, Matsuyama, che è anche l'unico giocatore di tipo agilità inserito in questo banner, ha la super solidarietà di squadra anche lui come abilità di squadra. 8 più giocatori giapponesi presenti di tipo agilità presenti in squadra, tutti i giocatori della squadra 15% dei parametri. Difesa dall'ultimo sangue di grado S è la tecnica speciale principale.
consuma 4,60 e 4,90 il limpeto massimo. Secondarie sono la passaggio dell'Aquila e il trio dell'Aquila. Inoltre ha anche lui il passivo super riserva, parametri più 20%. Per quanto riguarda le latenze, le andiamo a vedere direttamente qua. Allora, ha immunità a nevica e manto di neve, magari utile per qualche challenge. Full power gauge up, anche lui, se mi giungo un drasso, full power gauge più 10%, ok, più 10% alla barra del power shot. Alleati parametri più 3%, alleati Tsubasa Aoi e Sano, parametri più 3%, ah però, cioè da un 3% in più solo a Olli, Aoi e Sano, va bene. Killer di giocatore svedese, contro giocatore svedese, parametri più 20%. E ha determinazione, questa molto buona, se almeno uno di stagione può usare le tecniche speciali alla loro normale potenza, anche con un solo punto. Arriviamo poi a zio Takeshi Sawada, di tipo tecnico, centrocampista avanzato, centrocampista difensivo, doppio ruolo, abilità di squadra, la straordinaria evoluzione del calcio giapponese, giocatori giapponesi tutti i parametri più 12%, abilità passiva, maestro del centrocampo, all'interno del centrocampo parametri più 15%. Le tecniche speciali principali sono di grado S, il passaggio di controllo prodigioso, di grado A le secondarie, intercettazione repentina e il dribbling high tech. Occhio alle latenze, resistenza, pioggia e pozzanghere, va bene per qualche challenge. Alleati Lenders di tipo tecnico, tutti i parametri più 5%. Alleati parametri più 1%, giocatori giapponesi parametri più 1%. Occhio a questa. Potenziamento di intercettazione su automatica centrocampo. Quando viene effettuata un'intercettazione automatica nel centrocampo, attiva una tecnica speciale che non consuma stamina. Ora, qui non sono portati parametri, quindi dovrebbe essere sempre attivo. Però occhio alle traduzioni, magari non ho sbagliato a tradurre. Insomma, noi però lo diamo come lui ha sempre attivo l'intercettazione all'interno del centrocampo. Questo Takeshi Sawada, ottimo per le full verdi. Andiamo all'interno dei database. Allora ragazzi, partiamo da Taro Misaki, l'artista delle fiamme azzurre. Allora, la stamina è 905, l'attacco è 20.645 così distribuito, dribbling 7.523, tiro 6.485, passaggio 6.637, difesa 14.000, contrasto 5.000, blocco 3.256, intercetta fissata 5.857, forza fisica, velocità 5.074, potenza 4.802, maestria 7.033. Essendo questo un giocatore che ha l'abilità passiva super riserva, dal suo massimo si è inserito dal secondo tempo in poi, e quindi a questi parametri andremo ad aggiungere un bel 30% che lo renderanno un giocatore top. Diciamo, se lo voi lo volete utilizzare anche da inizio partita, scarso non è assolutamente, però è evidente che come super riserva ha una marcia in più, 30% di bonus a tutti i parametri, insomma, elevano il giocatore assolutamente, quindi il consiglio di giocarlo, se lo pullate, dal secondo tempo a partire. Allora, vediamo il nuovo Ed Warner. Allora, stamina 915, salvataggi 18.504 così distribuiti, pugno 10.021, però, parata 8.483, forza fisica 6.569 la velocità, potenza 5.894, maestria 5.704, però un bel portiere, respinge di pugno chiaramente. Occhio ai break sui portieri, se facciamo il pull, qui lo ricordo sempre, quando sono i portieri io lo devo ricordare sempre, mi preme ricordarlo, se facciamo, se diciamo, decidiamo che il portiere sia uno che respinge di pugno, facciamo pugno, velocità e potenza, se decidiamo che deve parare, facciamo parata, potenza e maestria. Mi raccomando ragazzi, questi devono essere fatti così, portiere, non si scappa, 25x3, senza alcuna ibridazione, mi raccomando, se volete averli forti. Un ottimo portiere, i pugni invocati della scuola a due mani.
Ed ecco Matsuyama, nel frattempo scorrevo il database per trovarlo, eccolo lì. Matsuyama, attenzione, l'aquila fervente, la dicitura, e chiaramente per tutti i giocatori non l'ho detto, vabbè, la provenienza è da Giappone, mondiali giovanili. Stamina 1152, chiaramente qui abbiamo preso Matsuyama quando ha completato la latenza, è chiaro, analizzarlo da qui è il modo giusto di analizzarlo. Dribbling 5588, tiro 5216, passaggio 5322, difesa 7797 di contrasto, blocco 5576, intercetta 5783, forza fisica, velocità 6160, potenza 5207, maestria 5420. Anche per questo giocatore va considerato però il passivo che è super riserve, però questo prende il 20%, quindi un po' meno di Misaki, però comunque è anche lui un ottimo giocatore. Poi abbiamo visto anche le latenze interessanti che ha. Senza ombra di dubbio, per me le più interessanti sono quelle bonus e i parametri degli alleati, 3%, e chiaramente anche la determinazione è importante, perché quando ha finito la stamina, a un solo punto magari, potete utilizzare la tecnica a pieno regime. Questo è Matsuyama, adesso andiamo ai verdi. Ed eccoci qua, Aoi, Shingo Aoi, l'energia di un cuore appassionato. Stamina 1100, attacco 20.112, così distribuito. Dribbling 6.102, tiro 8.142, passaggio 5.868. Poi difesa, contrasto 5.528, blocco 2.782. Allora, blocco 2.782, dicevamo, intercettazione 5.342, forza fisica 5.044 la velocità, potenza 5.442, maestria 5.502. Attenzione anche qui alla passiva perché ha legame nazionale giapponese e quindi può avere un bonus ai parametri. Del 15%, ottimo giocatore, uno di quelli che ci spinge a pullare. Tra poco andremo a provare a prendere. E andiamo a vedere infine, dopo aver visto l'energia di un cuore appassionato, Shingo Aoi, Takeshi Sawada, ragazzi. Allora, questo è il giocatore che io voglio prendere. Allora, andiamo a vedere, stamina 1035, attacco 20.133, così distribuito, dribbling 6.248, tiro 5.729, passaggio 8.156. Difesa, contrasto 5.163, blocco 3.530, intercettazioni 5.261. Forza fisica, velocità 5.154, potenza 5.050, maestria 7.178. Tutti questi parametri si aumentano, come abbiamo già visto, tramite l'abilità passiva maestro del centrocampo del 15% quando il giocatore si trova all'interno del centrocampo e dunque arriva ad essere veramente un grandissimo giocatore. Tra l'altro è fondamentale per potenziare l'Enders attacco a tempo, gli dà un 5% o l'Enders Samurai, perché comunque un l'Enders di tipo tecnico deve essere. Questo è Takeshi Sawada, un'accurata capacità di elaborazione. Allora ragazzi, ci siamo, andiamo a estrarre, ve lo dico già da subito, l'unico giocatore che mi può far fermare, se no andiamo fino al sesto step, è Sawada. Al centro, vediamo se porta forza al centro. Niente, tiriamo. Sì, non c'erano né penne né niente. Quindi il primo step, dai, a vuoto. E pure sei degno, te ne devi andare, te lo dico già da ora. Se vuoi essere mio amico, devi startene lontano quando faccio le estrazioni, mi raccomando, per piacere. Vabbè, vi faccio notare. Uiololololololo, che brutta cosa. Due zanci GF da due gentile. La sagra dei doppi, tra l'altro. Pure a doppi IR, ISR, l'altro R la doppio pure. Vabbè. Ah, c'è il. Un attimo, c'è il. L'inventario pieno. Alziamo multimedia. Allora, togliamoci questi R qua. Non c'è bisogno che sposto la camera, tanto.
Sono giocatori R che sto andando a eliminare, però devo eliminare pure qualcos'altro. Ma vediamo se c'è qualche addestramento coach o qualcosa del genere da poter eliminare. Dai, allora cerchiamo. Facciamo potenziamenti e addestramenti coach. Ok, sì, eliminiamo questo e dovremmo essere a posto per fare le estrazioni. Dai. Torniamo indietro. Dai. Secondo step, ragazzi. Questo è il secondo step. Chance. Fuochi d'artificio ci sono, attenzione. Non mi trovo... Quando esce questa di Samurai è buono. Quando esce questa di Samurai è buono, dai. C'è l'SSR, infatti. Non compare Roberto, mi ha ascoltato il volo. Vediamo chi è. Zio Takeshi Sawada! Proprio lo zio! E vai! Zio Takeshi Sawada, ci siamo! E va a posto, è finito! Ho finito il secondo step, grande! Ho preso chi mi serviva, Takeshi Sawada, grandissimo! Ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, mi raccomando iscrivetevi al canale! Fatemi sapere nei commenti come sono andate invece a voi le estrazioni per questo video di Captain Tsubasa, sia diciamo illustrazione dei nuovi giocatori che estrazione, tutto. Ci vediamo ai prossimi video, ciao ragazzi.